fatto, il documento è il fatto che Fassina è stato uno dei pochissimi politici che ha parlato fuori dall'assemblea con i ragazzi che stanno manifestando, quindi è giusto sottolineare l'apertura, il senso di democrazia che Fassina ha dimostrato nel voler far entrare dei ragazzi qui della manifestazione. Ha detto che possono entrare 10 ragazzi che stanno manifestando. È bello, è una bella cosa. La direzione di congresso aperto, primaria, lo ripeto perché consenta di affrontare problemi seri che abbiamo di fronte, facendo partecipare gli iscritti, gli elettori in modo costruttivo, con un confronto che potrà essere anche altro, ma sarà sulla politica, sui nodi che dobbiamo affrontare. Come stai, PD? Il PD ha subito un contraccolpo pesante, ma come vedete anche stamattina qua, tantissime straordinarie energie positive, quindi si rialzerà e sarà più forte di prima. Ti aspetta sorprese oggi? No, non credo, abbiamo tutti una volontà di ricostruire in modo unitario, quindi non mi aspetto sorprese. Grazie molte Fassina per aver fatto entrare 10 ragazzi, complimenti, un segno di grande democrazia. Attestiamo il fatto che Fassina ha chiesto all'assemblea di poter far entrare 10 ragazzi che stanno manifestando qui fuori e questo è un segno di grande democrazia. E quindi da quello che ho capito 10 ragazzi che io mi sono permesso di chiedere a Fassina per voi questo ha scelto di farne entrare 10. Quindi chi entrerà? Allora, questi sono tutti i ragazzi e le persone che stanno manifestando qua fuori dalla fiera di Roma, qui ingresso nord, e Fassina, quando io appunto ho chiesto... Non dire bugie, non ho detto. Ho chiesto a Fassina di poter far entrare una delegazione, perché mi sembrava più che giusto che alcuni ragazzi che stanno qua fuori possano assistere all'assemblea, ha accolto la mia richiesta, quindi questo mi fa piacere, tutto sommato, che questo avvenga. Io ho testimoni. Piemonte, Calabria, Emilia, Campania, Toscana, Puglia, Lombardia, Marco. Sollevate il problema del fatto che sono stati inviati cani a bocce e noi solo 10. Diciamo però le persone che cercano di prendere un pezzo alla volta e confrontarci un pezzo alla volta, perché se qua diciamo noi vogliamo entrare tutti, sicuramente non ci fanno entrare. Le ultime assemblee, prima ancora di Occupy, chi è arrivato, non entrava nessuno comunque. Cioè, l'avevano blindate già prima, dobbiamo trovare il modo di... Beh, certo, ragazzi, non pensiamo che forse potrebbe essere meglio stare qui fuori e fare una assemblea tra noi, che ancora non ci conosciamo tutti. Secondo me come è meglio che consenta a loro di dire... Ma non potete entrare 10 e chiedere i 10 che entrano che entri già, tanto però, scusate se posso dare un consiglio, i 10 che i 10 entrino, i 10 rappresentano tutti noi, non è che rappresentano solo loro 10. Scusatemi. Oggi bisognerebbe dare spazio a tutti questi ragazzi, io credo, questa è la verità. Come? Bisognerebbe dare spazio a tutti questi ragazzi. Io mi sono permesso io di chiedere a Fassina, io non sto manifestando, però vi sto vedendo accalorati, portare avanti dei messaggi giusti, quindi ho chiesto io a Fassina, entri e chieda se possono entrare. Però i 10 che entrano poi possono abitualmente chiedere. Ma siete presente che ci sono tante altre persone che sono fuori, ma che non anche le persone. E spingete per fare entrare anche tutti gli altri, non solo farlo presente. Io ritengo che...